Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Show Show. Siamo tornati su Clash Royale in compagnia mia. Indovinate chi c'è? Dillo. Il più grande campione tecnologia, il più forte giocatore di Clash Royale esistente sul pianeta. Proprio sul pianeta, no? In Italia, sul pianeta. Ragazzi, con me c'è Jumpy, che l'avete sentito? Ancora non sono riuscito a trovare la maledetta leggendaria. E a Romix, tutti quelli che mi incontravano, ma anche in tutte le tappe per noi da voi. Mike, ma ancora non trovi la leggendaria? No. Esatto ragazzi. E oltretutto vorrei lanciare, diciamo, una sfida, un qualcosa. Allora, siccome ogni volta che andavo a fare una foto con un fan, no, mi diceva devi fare spendere più soldi a Mike Sciosha. Ma che sta a dire? Ragazzi, no. Però voi dovete venirmi incontro, dovete aiutarmi ovviamente in qualche modo. Perché se arriviamo a 90.000 like, sì, Mike Sciosha pacchetterà, e lo deve fare perché, cioè, non puoi deludere i tuoi fan. Mike Sciosha deve spacchettare 110 euro di gemme. Cosa? Allora, già ne ho spesi 100 una volta, 150 un'altra volta, cioè... Vabbè Mike, comunque ragazzi, dai, allora 90.000 mi piace, facciamo sta roba. Ma oggi che faremo in questo video, ragazzi? Avrete letto dal titolo, proveremo la strategia che abbiamo utilizzato nello scherzo a Jumpy Deck, quello dei 6 pecca contemporaneamente in campo. Questa volta lo faremo con le mongolfiere. E infatti ragazzi, questo qui è il deck che utilizzeremo, praticamente lo stesso deck dell'altra volta, solamente con la mongolfiera. Ora ovviamente Jumpy conosce la nostra strategia, quindi faremo questo video cercando, cioè sfideremo il gioco in realtà, per vedere e capire quante mongolfiere riusciamo a mettere in campo contemporaneamente e vedere la loro potenza distruttiva. Quindi ragazzi, 50.000 mi piace per un prossimo video un po' così, un po' strano, curioso su Clash Royale. Vabbè, 90.000 spacchettiamo il mondo, però intanto arriviamo a questi. Jumpy, tu sei pronto? Ti sei fatto un deck che proverà a contrastarmi? Ma sì, sono pronto, proverà a contrastarti, ma non lo so, perché ho voluto usare, è un deck che non ho mai utilizzato, l'ho fatto così, su due piedi diciamo. Ah no, aspetta, forza, prima ragazzi di sfidarci c'è un baule omaggio. Oh, tutti trovate attenzione, la leggendaria nella voglio fottuta baule omaggio, nella fottuta, io trovo solo due gemme. I tre moschettieri, incredibile. Ho paura di cosa ti può uscire. Sì, no, meglio così. Tranquillo, Giampiero, tranquillo. Ragazzi, utilizzeremo sempre la stessa tecnica, cioè mettere... Ma hai perso un po' di trofei, mi dicono, Mike Sciosha. Sì, l'ho perso ultimamente, proprio... Allora, intanto facciamo girare un po' i... Oh, mettiamo subito guarda, le estrattori. Guarda, mi copi la mossa. Non dico le mosse, io solo queste posso fare. No, ecco qua ho cominciato a mettere lo schifo, Però ragazzi, noi dobbiamo semplicemente resistere... Resistere per buoni... Ne dubito poi resistere, però no, vabbè. Fallo, leva sto schifidos. Via, muovi. Ah, maledetti scheletrini da merda. Ragazzi, poi voi sotto nei commenti fatemi sapere se utilizzate questa tecnica con i vostri amici per trollarli un po'. Oh, attenzione. Attenzione ragazzi, arrivano i rinforzi. Arriva l'attacco. Sai che succede? Arriva l'attacco. No, boom. No, attenzione. Rip Mike Sciosha. Che diventano 4, vai. No, aspetta, non ho contro... No, ragazzi, no. 5 estrattori, 4 adesso, dai. Merda. Dai, buttate giù quel gigante, perfetto. 5 estrattori, cazzo, ragazzi. Guarda che esercito sta arrivando, rip moschettiere. Aia, dai. No, però il moschettiere, dai, è troppo overpower. Vai. Intanto, attenzione, la mia leggendaria lì sta facendo danno. Porca zozza. Ok, ragazzi, secondo me possiamo iniziare già a mettere le mongole. Tra un po', aspettate. No! Ha messo il gigante pezzo di attenzione, sticchio. Attenzione. Aspetta. Adesso ti svelo la mia carta segreta. Sei estrattori, ragazzi. Guarda quanti estrattori, pazzo. No, pezzo di merda. Vabbè ragazzi, noi andiamo con le mongole. Guarda. Via con le mongole. Forza con le non mongole. Sto credendo, guarda quel cacchio di... Guarda quanto è... Boom. No, è tu morto. Sei maledetto. Tre pezzo mongolfiere, ragazzi. Tre mongolfiere. Guarda. 4 mongolfiere. Non ci mai. Guarda! Dai, sì, che guarda, che devi guardare? Quante mongolfiere sei sparato? Dai! 4 mongolfiere! Fermala! 5 mongolfiere! No, non ne ha fermato manco una, guarda! 5 mongolfiere! 6 mongolfiere! Però me li stai abbattendo, pezzo di sticchio! Grazie al cazzo che te l'abbatto, vai. Guarda che esercito hai lì! Dai, ragazzi! Sfondiamogli il culo! 7 mongolfiere guarda, in questo momento! Guarda! Porca troia! E ne abbiamo messi 8, però me li continui a uccidere! Che tu sia maledetto. Oddio. No. Che no, sì, no. Sì. 9! È rimasto 9 di vita. Senti, l'ammazzo così, oddio, proprio. Oddio, nella maniera più schifosa. Oh! No!
ci sono volute 8 mongolfiere. Però Giampi, vedete ragazzi, me l'ha controbattute, me l'ha cercate di distruggere. Cioè, ma credevo era vinta, porca troia, maledette frecce. Cioè, era vinta un po' di era rimasto 9 di vita. Spero fino alla fine io. Ora ragazzi, ci sfideremo con lo stesso mazzo. Con una sfida assai pleonastica e assai poliformica. Abbiamo all'inizio, ragazzi, una merda, perché ci controbatteremo, faremo le stesse all'inizio cose. All'inizio la situazione è un po' lenta, figa. Guarda che bella schiera. Mamma di estrattori mia. Dietro. Io ho un estrattore che mi protegge una torre, però. Guarda, tu gli hai fatto lo scudo sì, di estrattori. Uno scudo di estrattori. Io direi, ragazzi, che possiamo iniziare a lanciare cose. Aspetta, mi sono scordato a mettere la mongolfiera. Come? Hai messo il gigante? No. Mi sono scordato a mettere la mongolfiera. Vai, vai, è divertente. Si è scordato, ragazzi. Abbiamo scoperto adesso che Jumpydeck si è scordato di mettere la mongolfiera. Ha preso i giganti. Vabbè, mongolfiera contro i giganti. Vediamo un po' che succederà. Secondo me non è male. Non è male, no. Io non ho difese, mortacci di Pippo. Ecco, già le mie 3 mongolfiere. Che adesso diventano 4. Uno da una parte e uno dall'altra. Pezzo di fango. Pezzo di fango. Guarda, non hai difese contro di me. Sono troppo OP. Guardalo, gangbang. Lo sto usurando. 5 mongolfiere. Le mongolfiere sono troppo OP. Però, sì, però vengono buttate giù facilmente. Vanno sugli estrattori, esattamente. Ciao, rip. No, non si può fare così. Guarda, no, le mongolfiere sono troppo forti, cazzo. John Cena, ragazzi, è troppo forte. Quindi, ragazzi, abbiamo battuto anche questa volta Giampiero Tecnologia. Abbiamo battuto. Hai il coraggio di dirlo? Che cosa? T'ho battuto, è vero, mi sono scordato di mettere la mongolfiera. Dobbiamo usare il video. Giampi, dobbiamo fare il video con la mongolfiera. Se scorda la mongolfiera. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo 50 milioni di piace per questo ennesimo esperimento. Siamo riusciti a mettere in campo 8 mongolfiere contemporaneamente, ovviamente. Mi raccomando ragazzi, 90.000 like, 110 euro di gemme, ciao a tutti. Qualcuno è morta nell'attesa, però comunque sono state 8. Ragazzi, se voi fate questo esperimento, fatemi sapere sotto nei commenti con quale carta l'avete utilizzato e quante siete riusciti a metterla in campo. È molto divertente, soprattutto per trollare i vostri amici. Ciao a tutti da MakeSure. Mi raccomando ragazzi, vi ricordo le tappe del noi da voi, ci incontriamo il 15 a Castelfranco Veneto e il 16 a Riccione. Il 16 a Riccione, mi raccomando, sono tappe per le magliette. Esatto, ragazzi. Queste tappe saranno per le magliette degli Illuminati Crew. Questa è una novità assurda. Perché per la prima volta avete l'opportunità di, a parte venire da noi perché ci incontriamo, stiamo insieme, eccetera, eccetera. Anche se non vi interessano le magliette, è tutto completamente gratuito. Quindi vi aspettiamo, vi diamo appuntamento per il prossimo video. Saluto a tutti a MakeSure, grazie Giampi, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Il bolla, il passerò, la passerà, ma tutti quanti amano MakeSure. Tutti quanti amano MakeSure.